Non c'è il tempo. Scusate, l'unica cosa che vorrei dire è che io, seppur dica che dobbiamo andare verso una riduzione della produzione e dei consumi, ciò che assolutamente non mi auguro è che lo si faccia attraverso una recessione. Perché la recessione è un'imposizione, nella recessione non si cresce, nella recessione addirittura si rischia di mettere in moto gli istinti selvaggi peggiori, e quel che è peggio è che le categorie che ci rimettono in una recessione sono le categorie più deboli. Per cui la recessione mi procura disoccupazione, e non solo la disoccupazione dei personaggi che siedono nelle alte cariche e che guadagnano addirittura milioni di dollari. Oggi sono rimasto esterrefatto mentre venivo su, mi leggevo un numero arretrato del Financial Times, questo è un altro aspetto che voglio mettere in risalto. Io tento, per tenermi informato, di leggere almeno 3 quotidiani al giorno. Dal Manifesto al Financial Times sono riuscito a sapere cosa dice chi critica questo sistema, ma anche cosa dice, e così, il Santa Santorum del sistema. E a volte anche nei giornali del Santa Santorum del sistema troviamo delle notizie che sono strabilianti. C'era scritto che i dirigenti degli hedge fund, che sono questi fondi speculativi, arrivano a guadagnare qualcosa come 1,5 miliardi di dollari all'anno. Una cifra veramente spaventosa. Allora ecco, la recessione si abbatte contro le categorie più deboli, la recessione non può essere la via che noi invochiamo per la decrescita. La decrescita deve essere una scelta consapevole, deve essere una scelta che facciamo in maniera volontaria, perché tutte le scelte che non vengono fatte in maniera volontaria si trasformano in forme di autoritarismo che non tengono e che non vanno bene. Quindi ecco, noi dobbiamo darci da fare affinché cresca la consapevolezza e affinché si arrivi a dire che dobbiamo imboccare una nuova strada, e soprattutto essere consapevoli di quelli che possono essere così gli aspetti non voluti che possono avere delle ricadute sociali negative, in modo da prevenirle. Per questo io ponevo quelle 2 famose obiezioni alla vostra attenzione, non perché le dovessimo ignorare, ma perché le dovevamo sicuramente prendere in considerazione e metterci nella condizione di saper rispondere, altrimenti noi non saremo neanche mai credibili, no? Oltre così a fare un'operazione che poi alla fine si ritorce contro coloro che vogliamo salvare. Per cui ecco, io non invoco la recessione, perché sono convinto che la recessione rafforzi il sistema. Non so se avete avuto modo di vedere questo ultimo libro della Naomi Klein, che si chiama Shock Economy, e dimostra che ogni volta che si va incontro ad una catastrofe, il sistema la utilizza per rafforzare la propria posizione. Quindi trova un'occasione in più per chiedere alla gente di andare verso il suo modo di gestire l'economia. E la recessione si iscrive in questa logica, per cui io non la invoco, voglio al contrario che cresca la consapevolezza e che volontariamente si comincia a costruire un altro tipo di società. Detto questo, venendo ecco alla gestione della politica in senso elettorale da una parte e in senso più nobile dall'altra, ecco, dal mio punto di vista la politica non si fa ogni 5 anni. La politica si fa tutti i giorni e addirittura la si fa a partire dalle nostre scelte di consumo. Noi facciamo politica quando decidiamo di consumare in una maniera critica, quando pretendiamo di sapere cosa sta dietro ai prodotti, quando pretendiamo di sapere come si comportano le imprese, quando pretendiamo di sapere quale sarà il destino di quell'imballaggio una volta che diventa rifiuto. Noi facciamo politica nel senso che ci preoccupiamo di quelle che sono le conseguenze collettive. Questo vuol dire fare politica nel senso più nobile. Dobbiamo tornare all'origine della parola. Politica viene da polis, che vuol dire città, è la gente che si prende carico tutta assieme dei problemi della collettività. E quindi la dobbiamo fare tutti i giorni, nelle varie forme, dalle scelte quotidiane, così più personali, fino alla partecipazione delle istituzioni in ambito locale, e naturalmente agli altri livelli territoriali, regionali, nazionali, fino ad arrivare a livello mondiale. Dobbiamo essere capaci di essere presenti anche là in quelle sedi. Certo, i potenti approfittano del fatto che noi sentiamo la difficoltà del partecipare a tutti questi livelli per poi fare ciò che a loro torna più comodo, ma noi dobbiamo essere consapevoli che ogni volta che lasciamo libero uno spazio lo occupano loro.
cui ecco, da questo punto di vista la politica la dobbiamo reinterpretare così, la dobbiamo fare sempre, tutti i giorni, dobbiamo riprenderci la responsabilità della collettività. E sicuramente uno dei passaggi necessari è anche andare a votare. Io sono tra quelli che sostiene che dobbiamo in tutti i modi andare a votare. Non solo perché non possiamo rinunciare ad uno spazio di potere che ci siamo conquistati faticosamente, ma perché il sistema sarebbe tutto contento finalmente di darci un re. E la cosa assurda è che ci sono situazioni in cui è il popolo stesso che chiede un re, perché si vuole vedere scaricato dalle responsabilità, o peggio ancora perché è diventato così ignorante che non è più in grado di gestire la complessità delle cose. E allora ecco, si arriva a situazioni così dove alla fine si sostengono vicendevolmente il fatto che il potere ha bisogno di un popolo bue, di un popolo ignorante, per cui la scuola che ci danno è sempre più una scuola peggiore, noi non siamo più in grado di capire le cose, siccome non siamo in grado di capire le cose, ci accontentiamo degli slogan che il sistema ci dà, ci limitiamo soltanto a valutare la superficie delle cose, l'individualismo si radica e alla fine noi finiamo per mandare a governarci coloro che non fanno neanche il nostro interesse, non c'è niente da fare, le cose funzionano così, per cui noi dobbiamo in tutti i modi tornare a occupare in maniera seria anche questo spazio di potere che è il voto. Ecco, in concreto, come comportarci? La cosa partita non è semplice con questa legge elettorale, perché questa è una legge elettorale che di fatto poi consente a chi ha la maggioranza relativa, anche se ha un voto di più, di poter automaticamente avere la maggioranza dei seggi, almeno alla Camera. Questo, quindi, la dice lui, non c'è niente da fare. Allora, ce la prendiamo giustamente con i dirigenti, ma è vero, ce la prendiamo anche con la gente è il risultato, poi, di un certo tipo di sistema, no? Dei principi e così, e non li voglio chiamare valori, perché quando l'individualismo non è un valore, è un disvalore, è un comportamento di vita, ecco, ma noi sempre di più siamo orientati a pensare secondo la logica dell'allievismo, secondo la logica del farci spazio a comitate, secondo la logica del non voler condividere, insomma, no? E quindi poi alla fine partoriamo anche un tipo di dirigenza politica che va in questa direzione, si mette in moto così una spirale perversa, un popolo che la pensa così genera un tipo di dirigenza che la pensa così e sa che per farsi eleggere deve fare certi tipi di proposte e non altre, altrimenti diventa impopolare e quindi ecco la cosa non si ferma mai. Allora ecco, da questo punto di vista chi votare? Grande punto di domanda che ci coinvolge un pochino tutti. Ecco, io vi dico che sono combattuto per queste due esigenze. Da una parte, ve lo dico fuori da dentro, se non pare tornare per più scopo, e immagino che sia un'esigenza di molti. E so che da questo punto di vista l'unico partito che può avere la possibilità di farcela è il PD, su questo non ci vorrà perché c'è la maggior parte dei consensi. Dall'altra però vi dico altrettanto schiettamente che sono stufo di andare a votare soltanto per evitare che torni questo personaggio. Perché alla fine io non riesco mai a dare un'indicazione di quali sono le strade che vorrei che fosse intraprese. E da questo punto di vista io vorrei dare altre indicazioni, vorrei votare altri partiti che non mi rappresentano totalmente, ma che però quantomeno tendono a fare discorsi diversi, almeno rispetto a quella che deve essere la struttura dell'economia. Io non condivido che bisogna tentare di demolire quanto più possibile il pubblico per fare trionfare sempre di più il mercato. No, non c'è niente da fare. E ve lo posso dimostrare da un punto di vista dei danni che fa sul piano della distribuzione della ricchezza, sul piano della non garanzia dei diritti per tutti. Quindi in una logica dei diritti per tutti dobbiamo in tutti i modi tentare di far ritrionfare il pubblico. L'economia di tutti deve essere quella che deve avere la preminenza, deve avere la priorità. Quindi io vorrei lanciare anche questo tipo di messaggio. Vorrei lanciare un messaggio che voglio maggiore equità. Vorrei lanciare un messaggio che voglio maggiore senso di responsabilità da parte delle imprese. Vorrei lanciare un messaggio che voglio un'inversione di marcia rispetto al modo di produrre energia. Vorrei lanciare un messaggio che il problema dei rifiuti non si risolve costruendo più inceneritori ma cominciando a ridurre la quantità di imballaggi e cominciando a intraprendere in maniera seria il riciclaggio. Per cui ecco, io mi trovo in questa difficoltà, che da una parte voglio che non ci sia per i prossimi 5 anni per Berlusconi, ma dall'altra voglio anche poter dare indicazioni.
vedrò come mi arrangerò poi quando sarò alla fine della cabina elettorale, può darsi anche che il dia un voto disgiunto al Senato in un modo, alla Camera in un altro, ma insomma quantomeno sarà un voto che ragionato, insomma, ecco questo. Ecco, nel contempo, detto questo, io torno a ridire quello che dicevo prima, cioè dobbiamo agire affinché la politica cambi. E quando dico bisogna agire affinché la politica cambi, credo che voglia dire deve cambiare la dirigenza e deve cambiare la gente, perché sappiamo che la dirigenza è espressione di come la gente la pensa. Quindi ecco, è importante tutto il lavoro che facciamo quotidianamente, non soltanto per dare un certo tipo di testimonianza, ma anche per tentare di far crescere un'altra informazione, per far crescere un'altra sensibilità, no? E io sono convinto che la politica cambierà nella misura in cui dal basso riceve una pressione che va in una certa direzione. Oggi la politica non è assolutamente lungimirante, sentivo una volta a Rai 3 un'espressione carina di Giorgio Ruffolo che diceva la politica è corto mirante, cioè non guarda oltre i 3 anni, oltre al massimo i 5 anni, il suo obiettivo è ripresentarsi alle prossime elezioni e ristrappare il consenso elettorale, punto. Noi abbiamo oggi davanti a noi dei problemi così gravi che dobbiamo avere la capacità di programmare a 20-30 anni. E troviamo questa schizofrenia, no? Da una parte gli scienziati che ci richiamano a questa esigenza, cioè abbiamo le Nazioni Unite che poi fanno i rapporti che si proiettano da qui al 2100, e dall'altra invece la politica è così miope, che guarda soltanto al tempo presente. Insomma, ecco, io dico che le cose che si possono fare sono tante, non dimentichiamo sicuramente un passaggio obbligato che è quello di fare in modo che la gente cambi, che la gente riesca ad avere idee più chiare rispetto ai problemi che abbiamo di fronte a noi, su perché si radicano nuovi valori e che quindi si rinasca la volontà di voler costruire un altro tipo di società, e se la gente si trasformerà così poi anche la politica sarà costretta poi a fare scelte nuove. Mai pensato di entrare nel Partito Democratico? Come, scusa? Mai pensato di entrare nel PD? No, non ci ho mai pensato, non ho mai pensato di entrare in nessun partito, per la verità, perché credo ho fatto un'altra scelta di campo, che è quella di voler essere una persona credibile, indipendente, senza generare dubbi in chi mi ascolta, che posso avere dei retropensieri di interessi di bottega, quindi ecco. No, ma nel senso di entrare attivamente nella politica per fare quel cambiamento di cui parlavo? No, non ci ho mai pensato, proprio per avere questa libertà di poter dialogare con tutti e di poter organizzare tutti per fare la pressione su tutti i centri di potere, indipendentemente dal colore, per poter ottenere un certo tipo di rivendicazione. E lo spazio che ti è dato? Da parte dei partiti? No, generale, da parte della gente, direi che. No, dei partiti. Ma con i partiti si sono sempre dati in un rapporto contrattuale, per cui devo dire che l'esperienza non è stata molto felice. Noi come Centro Modello di Sviluppo, insieme così a tante fasce della società civile italiana, soltanto una volta abbiamo organizzato una campagna nei confronti del Parlamento. È stato nel 97, o nel 99, non ricordo più bene, quando c'era il governo di centro-sinistra, ma c'era l'Arena, non c'era più Prodi, e avevamo organizzato una campagna che si chiamava Acquisti Trasparenti per chiedere al Parlamento che venisse varata una legge che obbligava le imprese a dare più informazioni rispetto a quelle che sono abituate a dare abitualmente, perché pensavamo che se i consumatori hanno maggiore accesso alle informazioni hanno più possibilità di intervento e quindi poi le imprese sono costrette a cambiare. E no, devo dire che non ce l'abbiamo fatta, quindi la mia esperienza è che è molto più facile tentare di indurre il cambiamento nelle imprese che nell'ambito della politica. Però questa è stata un'esperienza relativa, dobbiamo comunque continuare a farlo. Bene, credo, ringraziamo Francesco. Adesso, come sempre, coloro che vogliono dialogare con lui è qui. Due cose vorrei dirvi. La prima, il prossimo incontro, che sarà l'ultimo, è il 10 maggio, anche se poveretta la terza volta è in giaga che la facciamo cambiare data, però è sempre disponibile questa scrittrice Italo Sommola che scrive su Nigritia, che verrà e concluderà. Poi, siccome è nata una proposta un po' da alcuni di voi, ve la dico,
ci pensate, prossimo incontro discutiamo. Vari hanno detto, qui veniamo, ascoltiamo, alcuni parlano, perché non ci troviamo una volta alla fine di tutto questo per parlare noi, no? Riprendere un pochino tutti questi 8 temi che abbiamo ascoltato, discutiamo tra di noi e poi facciamo anche un momentino di condivisione, portando qualcosa a tutti e condividendo un momento. È una proposta che è nata, due momenti, uno di riflessione, riprendendo tutto, partendo dal basso, dalla base noi, e condividendo poi un momento anche di convivialità, di relazioni tra di noi. È una proposta, ve la lancio, me la tirate indietro, il prossimo incontro, l'8 maggio. L'altra cosa, ecco là, ci sono vari dei libri del centro di Francesco pubblicato, poi c'è quest'ultimo che è appena uscito, 8 obiettivi zero povertà, che vi può servire sugli obiettivi del millennio, anche per incontri di gruppi, eccetera. 8 maggio.